spesso ci vengo qui perché mi fa bene al cuore e all'anima, quindi quando è gratuito, specialmente per la fiera, un giro ce lo faccio sempre. Porte aperte alla Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo per una giornata di visite gratuite in linea con le Gallerie d'Italia. Ci piace essere in linea con quello che succede nel patrimonio di Intesa San Paolo e poi anche essere in linea con quelle che sono un po' le direttive del Ministero della Cultura, appunto, che promuove la prima domenica di ogni mese con l'ingresso gratuito. Per noi è una grande occasione, anche perché coincide con la Fiera d'Antiquaria di Arezzo, e dunque messe insieme queste cose per noi è una grande opportunità. È un museo che già solo come struttura al suo perché, quindi un gioiello di Arezzo, questo senza dubbio. Visitabili le collezioni permanenti e le esposizioni temporanee, dalla mostra fotografica alla sottilità dell'area, Arezzo e il suo territorio negli archivi a Linari, al percorso da Pontormo a Fattori. Sono infatti arrivate ben 11 opere pittoriche dal patrimonio di Intesa San Paolo, che adesso saranno in pianta stabile qui alla Casa Museo, e questo ci valorizza, ci arricchisce tantissimo con opere appunto che vanno dal 400 al 500. Cioè, questi fattori sono splendidi, c'è questo guado, questo grano fagiolini, questi soldati, questo è bellissimo, è da rubare. Alla Casa Museo Ivan Bruschi torna anche la rassegna Jazz and Wine, che quest'anno spegne 10 candeline. La 10ª edizione partirà il 17 di agosto con il primo concerto, come sempre sono 4 gli appuntamenti, cadranno sempre di giovedì, dunque 17, 24 agosto e poi 7 e 14 settembre. Colgo l'occasione per ricordare che siamo anche aperti il 14 e il 15 agosto in maniera straordinaria, proprio come anche tutti i musei che fanno parte del patrimonio di Intesa San Paolo.